Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati come sempre su Vita Pizza Chef. Oggi facciamo un video che vi potrà aiutare, spero, in quelle che sono le vostre realizzazioni per quanto riguarda gli impasti fatti in casa, e oggi per l'appunto parleremo di staglio. L'obiettivo di questo video è farvi vedere qualche tecnica che possiamo andare ad utilizzare a seconda dell'impasto che ci troviamo davanti e appunto come io realizzo lo staglio in modo da potervelo trasmettere in modo che possa, diciamo, esservi utile e che possa in qualche modo migliorare quelle che sono le vostre impastate domestiche. Detto questo, iscrivetevi al canale e cominciamo! Allora, come vedete qua, con me ho preparato tre differenti tipologie di impasto. Non ci interessa in realtà sapere molto come questi impasti sono stati preparati. La cosa che ci interessa sapere è che ognuno di questi ha un'idratazione diversa: 62%, 67% e 75%. Perché ho realizzato impasti con idratazione differente per farvi vedere lo staglio? Perché a parer mio, diciamo che ci sono delle tecniche che possono essere più adeguate a un determinato tipo di impasto a seconda dell'idratazione o della consistenza in generale rispetto ad altre. Comunque, iniziamo con la prima tecnica. Vi voglio mostrare un totale, diciamo, di quelle che sono tre tecniche. E iniziamo con la prima tecnica, con l'impasto meno idratato. Allora, eccolo qua. Dunque, prima di tutto, ovviamente, la cosa che andiamo a farci, ci andiamo a pesare il panetto. Vediamo un po', farò un 260 grammi, più o meno. Non è veramente importante la grandezza, in questo caso, del panetto. Comunque, faccio lo staglio di tutte le varie porzioni. Bene, eccoci qua. Una volta che abbiamo tutte le nostre porzioni stagliate sul banco, vediamo come iniziare per la prima tecnica di impasto, che è, diciamo, la classica ed è abbastanza facile, soprattutto quando si utilizzano impasti non troppo idratati, quindi possiamo utilizzare le nostre mani senza rischio, diciamo, che l'impasto si attacchi, eccetera. Allora, andiamo a prendere il primo panetto e quello che andiamo a fare è una serie di pieghe. Quindi cerchiamo di immaginarci il panetto diviso in due sezioni, quindi la parte alta, ok, e la parte bassa. Quello che voglio fare è fare in modo che la mia parte alta rimanga alta, ok? In questo caso è semplicemente un caso che questa fosse la parte alta. Se fosse stato girato dall'altro lato sarebbe stato uguale, ok? Quindi non perdiamoci molto in questo. Tutto al più, quello che voglio fare per prima cosa è riuscire a piegare questo impasto internamente. Ve lo faccio vedere la prima volta a velocità normale, ok? Quindi vado a fare un movimento di questo tipo. Notate, ok? Dopodiché sotto avrò una situazione di questo genere che vado semplicemente a chiudere con le mie dita. Vado a pinzare in modo che sotto non ci sia, diciamo, buco, ok? Questa è la tecnica più semplice di tutte. Andiamo a vederla a rallenti. Quindi prendo il mio panetto, ok? Ricordiamoci sempre che c'è il polo superiore e il polo inferiore. E vado a piegarlo in questo modo. Parte sottostante, la chiudo e giro. Quindi vado a chiudere internamente e giro. Insomma, quello che vado a fare è vado a raggruppare tutto l'impasto sotto in questo modo. Ok? Prendo dai lembi, dai lati, chiudo. Dopodiché ruoto il mio panetto e rifaccio lo stesso. Chiudo. Notate che facendo questo movimento di chiusura, giro, chiudo e giro, ok, alla fine abbiamo che la parte superiore, non essendo toccata, acquisisce questa bella struttura qua. Una volta che l'abbiamo fatto un paio di volte, sotto avremo questa struttura qua. Quello che noi vogliamo fare è andare a chiuderlo. Quindi semplicemente vado a pinzare letteralmente con le dita, in questo modo, come potete vedere, e vado quindi a chiudere il mio panetto, ok? Eccola qua. Il metodo quindi possiamo dire che sia abbastanza semplice, ovviamente bisogna prenderci un pochettino la mano, bisogna provarci un po' di volte. Alcune cose a cui dobbiamo stare attenti. Prima di tutto, quando andiamo a prendere, a toccare il nostro impasto, notate come lo vado a toccare io. Non vado mai a premerlo in maniera troppo esagerata, a maneggiarlo troppo con le mani, ok? Perché se lo vado a premere troppo e a stressare troppo, questo è quello che succede, ok? Mi ritrovo un panetto, ok, molto ruvido sopra, quindi se l'andiamo a stressare troppo, diciamo che questo il risultato, ok? Ci accorgiamo un panetto che risulta molto stressato dall'aspetto un po' strano. Quindi quello che vi consiglio io è, di nuovo lo faccio vedere, andate a prendere il vostro panetto e cercate di maneggiarlo molto leggermente. Guardate, io lo tocco appena, ok? E vado semplicemente a fare queste piccole pieghe qua, ok?
pieghe, appunto, che se vedete bene dalla parte di sotto, io sto semplicemente andando a muovere l'impasto sotto con molta delicatezza e a chiuderlo. Così la parte superiore si presenta in questo modo. Ok? Bella liscia, nessun problema. Allora, il primo metodo l'abbiamo visto, e secondo me è il metodo più semplice in assoluto quando si parla di staglio, ok? Almeno personalmente, poi, oddio, come tutte le cose bisogna un po' farci pratica, ma i movimenti li avete visti, la chiave del movimento è cercare di non toccare la parte superiore, toccare il meno possibile l'impasto, non stringerlo, non scaldarlo con le mani, e chiudere bene la parte sottostante. Secondo metodo ora, con l'impasto al 67% di idratazione. Eccolo qua, ovviamente l'impasto è leggermente più umido di quello precedente, un pochettino più morbido, quindi vi mostro un metodo che secondo me si adatta a livello di facilità a questa tipologia di impasti. Come sempre, staglio e peso i panetti. Anche quando andiamo a stagliare, vi do un piccolo consiglio. Chiaramente, se siete neofiti all'inizio, non sapete bene quale sia la porzione dell'impasto che vi serve. Ma anche in questo caso, non andiamo a manipolare durante la fase dello staglio troppo un impasto. Cioè, non andiamo a prenderlo, rigirarlo, a fargli una piega. Poi, dipende dalle lavorazioni, per carità. Ma in questo caso, cerchiamo di lasciarlo là, bello rilassato, ok? In modo che possiamo prendere quella che è la porzione che a noi ci serve. In questo caso sono 310 grammi, è troppo. Ok, vado a tagliare e siamo a 263, va bene. E vedete, vado avanti così per tutta la restante parte dell'impasto. Ok, dopo che prendete un pochettino le misure, diciamo che non è difficile capire quanto più o meno un impasto a 260 grammi o le misure che volete dargli, diciamo. Ok, ci siamo, abbiamo i nostri panetti pesati, vi faccio vedere il secondo metodo. Il metodo che vi faccio vedere ora per questo secondo impasto è simile come inizia al precedente, ma cambia la chiusura della parte sottostante. Quindi, in questo caso l'impasto sarà ancora più idratato, quindi dovrò fare attenzione a quando lo vado a toccare, lo tocco ancora meno, mettiamola così. Come sempre, chiudo l'impasto nella parte sottostante, mettiamola così, quindi cerco di raggruppare tutto l'impasto sotto, in modo che sopra abbia una situazione di questo tipo, e poi per chiudere vado a fare la mozzatura, un po' come, boh, come si fa per la mozzarella. E questo è il nostro panetto di impasto. Ve lo faccio vedere, diciamo, più lentamente. Quindi, prendo il mio impasto e lo vado come sempre a chiudere. Ok, quindi parte di sopra rimane sopra. Vado a manipolarlo cercando di toccarlo il meno possibile. Ok, devo essere un pochettino più veloce con le dita perché se lo faccio troppo piano a livello di velocità mi si attacca. Una volta che vedo che la parte di sopra è liscia, vado a chiudere la parte di sotto, ma a differenza di chiuderla con le dita, la vado a chiudere in questo modo. Quindi me la vado a chiudere prendendo un po' di impasto nella parte sottostante, quindi insomma ho questa parte di impasto qua, vedete? Quindi ho una parte di impasto, me la tengo stretta fra le due dita e vado a premere, ok? Giro e si stacca. Quindi questo è il nostro panetto, questa è la chiusura di sotto, ok? Come vedete non c'è nessun buco, perfettamente chiuso. In questo caso diciamo che il metodo è secondo me leggermente più difficile del precedente, ma è molto molto, come dire, utile per come si va a chiudere l'impasto, soprattutto gli impasti molto idratati che magari hanno bisogno di una chiusura un pochettino più forte in alcuni casi. La cosa importante è quindi cercare di toccare il nostro impasto il meno possibile mentre facciamo questa specie di piega dei lembi, ok? Nella parte sottostante, possiamo chiamarla così, mentre la parte superiore rimane così bella liscia. Come sempre, ok? Ora cosa faccio? Ve lo faccio vedere ancora. Invece di andare a chiudere in questo modo con le dita, quel pezzo di parte sottostante che voglio utilizzare per la chiusura me lo vado a mettere fra queste due dita, ok? Le dita stanno in questo modo perché poi vanno a chiudere come una pinza, ok? Quindi metto un po' sotto, ok? Vedete qua come spunta un po', ok? E premo, ok? Giro e la pallina si stacca, ok? E questo è il nostro panetto. Metodo che secondo me è abbastanza semplice da imparare e che può essere molto molto utile quando si lavora con questa tipologia di impasto, quindi medio alto idratati, ok? Ancora a velocità normale il nostro impasto rimane così, me lo vado a chiudere nella parte sottostante, ok? E via. Questo era il secondo metodo che volevo farvi vedere. Infine ci tengo molto a farvi vedere il terzo metodo con impasti molto idratati, possiamo considerarlo relativamente molto idratati, infatti lo andiamo a vedere con l'impasto al 75%. Allora, eccolo qua l'impasto, in questo caso lo vedete, questo è ancora più, diciamo, morbido e idratato dei precedenti. Queste tipologie di impasto sono solitamente le tipologie di impasto su cui la gente riscontra più problemi. Ovviamente ci sta, perché è un impasto che rimane più umido, più difficile da maneggiare. Vi faccio vedere quello che secondo me è un metodo molto efficace, ok, per lo staglio. Ma prima di tutto divido l'impasto in panetti.
in questo metodo vedremo che io non staccherò quasi mai la pallina dal banco, nel senso che è un metodo di staglio su banco. Vi faccio vedere la parte, diciamo, veloce, come lo faccio velocemente. Prendo il mio panetto, ok? Vado a fare un paio di pieghe di questo tipo, ok? A mo' di pirlatura proprio, e poi vado a chiudere il mio impasto in questo modo, ok? Con una serie di giri che mi consentono di ottenere un risultato di questo tipo. Ok, come vedete è molto molto liquido questo impasto. Andiamo a vederlo nel dettaglio e più lentamente. Prima di tutto, anche qua, stesso concetto. Il panetto ha sempre una parte superiore, una parte posteriore. Quello che mi interessa è che questa parte superiore stia sempre sopra. A livello mentale mi aiuta a capire questo metodo. Quindi prendo la pallina prima di tutto dalla parte più alta, ok? La stendo un po' di più giusto per farvi vedere. Quindi la vado a prendere nella parte nord, ok? Alzo, poggio sul banco la parte alta e ripiego su se stesso. Questo è il lavoro che dobbiamo fare più volte, ok? Dopodiché non vado più a prendere la pallina da qua, chiaramente, quindi dal lato nord, ma la vado a prendere da quest'altro lato, ok? Quindi da qua e faccio lo stesso gioco, ok? Ve lo faccio vedere di lato perché magari rende di più. Quindi ora ho fatto una piega in questo senso, vado a prendere quindi il panetto da questo senso, ok? Quindi appoggio e mando su, ok? Questo voglio che sia chiaro, quindi appoggio e mando su. Ok? Appoggio e mando su. Una volta che vedo che la parte di sopra inizia ad essere liscia, quello che faccio è una vera e propria pirlatura, ok? Quindi con le mie mani vado a prendere il panetto e lo tiro verso di me. Dopodiché lo rigiro e lo tiro ancora verso di me, ok? Lo rigiro e verso di me, ok? Lo faccio fino a quando non mi accorgo che l'impasto ha avuto la forza che secondo me è sufficiente, ok? Come in questo caso, liscio, senza nervature, eccetera. Andiamo a vederlo ancora un'altra volta, ok? Prendo il mio panetto, immaginiamo che sia così. Quello che vado a fare è, quindi parte superiore del panetto giù e vado a spingere in avanti. Dopodiché prendo dall'altro lato, parte del panetto giù e spingo in avanti, ok? Lo rifaccio finché il mio impasto non acquisisce una consistenza liscia sopra, ok? Ancora, una volta che c'è, vado a prenderlo da un lato, quindi vado a prenderlo da questo lato ad esempio e lo tiro verso di me, giro il panetto e lo ritiro verso di me. Quando vado a tirare è molto importante che le mani stiano attaccate, ok? Le mani stanno in questo modo, stanno attaccate a terra, quindi la parte, diciamo, del mignolo sfrega a terra di ambedue le mani, mentre l'altro lato va, diciamo, a tirare quello che è la parte inferiore dell'impasto all'interno, ok? Ed eccoci qua. Questo ultimo metodo secondo me si presta molto bene per impasti fortemente idratati, dove andare a chiudere con le mani risulta più complesso, ok? Dove certe volte non riusciamo a sviluppare quella forza, quella tenacità del panetto. Bene ragazzi, per il video di oggi è tutto. Spero che sia stato interessante. In realtà non so quanto possa interessare questo genere di video. Spero comunque che vi abbia trasmesso qualcosa, che vi abbia dato magari qualche utile consiglio o qualche idea per migliorare in qualche modo o per semplificarvi la vita. Ci sono ovviamente mille modi per stagliare e ognuno ha veramente differenti metodologie. C'è chi usa l'olio nelle mani, la farina, c'è chi fa movimenti totalmente diversi, chi non staglia l'impasto come ho fatto io ma lo fa direttamente con le mani. Insomma, ci sono davvero tanti metodi, non dico che questi sono i migliori, ma sono quelli che io solitamente utilizzo e che mi sento sicuramente di consigliarvi per l'uso domestico. Per questo video è tutto, come sempre grazie per la visione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!